Ciao a tutti, oggi faremo la sangria, però prima vi porto con me a Livorno a conoscere il Bocca TV, uno youtuber come me. Cominciamo facendo un giro dal mercato per comprare quello che ci serve e realizzeremo due ricettine da chuparse los dedos. Io realizzerò la sangria e lui invece farà uno spaghettino shue shue. Eccoci alla colta dei pomodori dall'orto d'Andrea. Questa qui, Stefano, è ananas, salvia all'ananas. Te ne do un po' se lo vuoi. Ah sì? Fammi vedere il basilico viola. Vieni, è di là il basilico. Queste sono anche tutte piante... hanno odori diversi, no? Guarda che meraviglia. Senti, questo basilico qui. Basilico rosso e quell'altro è basilico greco, invece. Piccolino. Questo piccolino qua, vieni. Hai visto, Stefano? E qui invece c'è tutte piante tipo... odori, quindi c'è origano, la stevia, la menta, vari tipi di menta, l'erba cipollina, un sacco di altre piantine, la verbena, rucola selvatica. Verbena. Questo è tutto l'orticello che mi faccio io poi durante l'anno. Vuoi anche due fragoline? Guarda i limoni che belli. Ci sono acerbi, ma... sono acerbi. Ah. Scuoti l'albero a modo, Simo, ce la fai. Magari uno c'è rimasto che cade. Eccolo qua. Hai visto? Hai visto. Peccato. È buono, eh. D'altronde quando la roba non viene trattata può succedere. Però eh? Che profumo ancora che c'ha. No, niente, non c'è. Lascia, peccato. Era bello. Era spettacolare. Speriamo che ce ne sia uno. Buongiorno a tutti, quest'oggi ho l'onore di presentarvi un grande ospite, amico. Lo chef Stefano Barbato, che quest'oggi? Oggi cuciniamo insieme qualcosa, facciamo qualcosa di meraviglioso insieme. Io preparo una cosa, tu ne prepari un'altra. Mi sembra giusto. In onore a questa giornata io ti voglio regalare il mio grembiale. Grembiale? Bello, il grembiale rosso. Il grembiale del Bocca. E anche la bandana mi sembra giusto. Sì. Anche perché per fare la bandana noi abbiamo dovuto sfare tre file del Vespucci, sicché siamo qua. Perché c'è un cervellone. C'ha la camessa, come si suol dire. Allora, io ti dico cosa faccio io, poi tu mi devi dire cosa fai te. Allora, io andrò a preparare qualcosa di particolare, una sangria. Bella fresca, Bella fresca. Cioè, mi sembra ce l'hai il ghiaccio? Ghiaccio? Grande. Si fa venire dall'altra mani. Col ghiaccio. E tu invece cosa ci fai? E invece farò uno spaghettino shushu con due acciughine che oggi siamo andati, dimmi com'è. Shue shue. Un pochino più shue shue. Shue shue. Spaghettino shue shue. Allora, noi livornesi siamo shojo. E invece milanese c'è shashè. Allora, facciamo così, vediamo quali sono gli ingredienti per fare la sangria. Partiamo dalla sangria, perché la dobbiamo far riposare un po', poi facciamo giusto, lo spaghettino. No, invece la sangria. E poi lo spaghettino. La nostra preparazione, ingredienti e via. Cominciamo. Abbiamo bisogno di una bottiglia di vino da 750 ml. Vi consiglio un buon Gutturnio, un bicchierino di cognac o brandy, un bicchierino di gin, il succo di due arance e di un limone, due cucchiai di zucchero di canna, cannella, un paio di stecche e 4-5 chiodi di garofano. La frutta la inseriremo in un secondo momento perché deve rimanere bella croccante. Abbiamo bisogno di una mela, un paio di pesche, una percocca sarebbe l'ideale, un'arancia, un limone, se poi volete nella stagionalità anche un pochino d'anguria e un po' d'uva. Perfetto, poi il resto degli ingredienti li abbiamo già visti, quindi adesso lo mettiamo a riposare così un paio d'ore in frigorifero e poi... il del resto, Non lo so, il resto è mancia, gratis è morto. Vabbè, allora spremiamo queste due meraviglie. Sei capace di fare questo? No, sì, un pochino, però tu prova. Provo. Minchia, più bravo di me. Grande Bocca, grande. Che poi il Bocca, ma lui si chiama Simone. Ma per gli amici potete chiamarmi Bocca. E per le amiche? Per le amiche a tre, un'altra maniera. Ma le amiche ci sono più, sono sparite. Lo zucchero dove è andato via? È andato via! Quando ha detto il Bocca per gli amici e per le amiche. Per le amiche, se no mi rincorre per l'altra, te lo sa mica. Esatto. Spremiamo l'arancia. Spremiamo, posso fare io? Vai, prego, prego, maestro. Andiamo. Cominciamo con lo spremere il limone e le due arance. Quindi filtriamo bene il succo e lo inseriamo all'interno di una brocca. Vai, perfetto. Quindi aggiungiamo le due stecche di cannella, i chiodi di garofano
e poi lo zucchero di canna. Di zucchero ne mettiamo 2 cucchiai. Mescoliamo bene per far sciogliere lo zucchero, quindi aggiungiamo il gin e il brandy oppure il cognac. In ultimo aggiungiamo il vino. Io sto utilizzando una bottiglia di vino da 1,5 litri, ma per le dosi che vi sto dando voi dovete utilizzare una bottiglia da 750 ml, ok? Quindi la metà di questa, la classica bottiglia, quella normale. Se volete utilizzare una bottiglia grande da 1,5 litri dovete raddoppiare tutte le altre dosi, quindi anche il succo d'arancia deve essere di 4 arance e il succo di 2 limoni, oltre alla cannella e i chiodi di garofano. E lo metti in frigorifero per un paio. Immediatamente, chef. Lo apro io. Apri. E voilà. Leggè sono fatto. Per adesso. Bravo. Poi dopo la frutta. Dopo. Oh, facciamoci sto spaghettino? Mi sembra giusto. E andiamo! Andiamo! Beh, allora, la prima parte della sangria è fatta, giusto? Mi sembra giusto. Adesso ci prepariamo lo spaghettino? Spaghettino! Sì. Però lo spaghettino non lo vedete qua, lo vedete sul canale del Bocca. Del Bocca TV. Trovate qui in alto dove c'è la i, il coso viene fuori il video, quando ci schiacciate qui e vi viene pigiate, fuori. Pigiate. E poi iscrivetevi al suo canale, Porchimmo, iscriviti al suo canale. Iscriviti. E poi anche... Iscrivetevi! E poi nell'info box trovate anche lì il link del canale, cioè del canale in più della ricetta di questa buonissima linguina. cioè. Ok, vabbè, aspettiamo, facciamo la linguina, dai, ci vediamo dopo, ci vediamo di qua, ci vediamo dopo. Sono buono dopo, va bene. Allora, per fare questi linguine che si è trovato, linguine, linguine cioè veloci ma da ciucciarsi le dita. Ci vogliono mezzo chilo. Come si fa? È spettacolare! È spettacolare! Ce la andiamo, dai! Se ci portano via oggi, ci portano via mai più! Mai più! È spettacolare! Ma veniamo subito, vai! Cominciamo! Passate le 2 ore in frigo, il vino ha acquisito degli aromi e dei profumi fantastici. Dobbiamo filtrarlo per eliminare la cannella e i chiodi di garofano. Quindi possiamo aggiungere al vino aromatizzato e profumato la frutta tagliata a pezzettini. Eliminate i semini, per esempio dagli acini di uva oppure anche dall'anguria, e non fateli troppo grossi, fateli più o meno della dimensione che possa entrare all'interno del cucchiaino quando li volete raccogliere. Questo a parte il limone e l'arancia, quelli dobbiamo lasciarli a mezzaluna, anche perché generalmente poi si raccolgono e si ciucciano così. questo è il modo comunque. Va bene. Insomma, è tutto fatto, tutto finito, assembliamo tutto quanto, mettiamo tutto quanto dentro e adesso, oltre a Simone detto il Bocca, vi faccio conoscere anche Andrea, un ragazzo fantastico che è il padrone di casa. E praticamente tutta questa frutta che vedete qui l'abbiamo raccolta dal suo orticello. Comunque è fantastico andare nel proprio orticello, nel proprio giardino a raccogliere tutta sta roba, è veramente meraviglioso. Fa anche buono. Fa anche buono, ma anche l'anguria, questa è la cosa bella, è meravigliosa. Questa anguria qui si è patita 2 mesi. Questa anguria era un pallone gonfiato, era una cosa incredibile. Questa è una terra, fa tutto da sé. Ma anche questa l'abbiamo presa dal orticello. Anche questa era un bel malloppone di 8-9 kg, dolcissimo, perché rispetto a quelli che si comprano è proprio un altro sapore. Andiamo avanti, Simo, vai avanti. Vado avanti. Ma scusami, ma c'è un odorino, infatti già così. Una domanda toscana, ma questa, cioè, allora, ma tu mi hai detto che c'hai anche te un altro canale, sì, che stai seguendo il green, il verde. Sì, perché io sono appassionato, sono un po' pollice verde, bocca verde, io sono pollice verde. Wow. E praticamente mi piace fare gli innesti, parlare di giardinaggio, di botanica, api, tutto ciò che è natura verde. Oh, tutta sta roba è tutta biologica, ragazzi, tutta biologica, roba dell'orto. Io al massimo li posso dare un po' d'aglio alle piante. Ma sapete che c'ha anche le banane? Ora gli ho svelato il segreto, perché comunque vivendo qualche annetto in Sud America, come fare perché io l'anno prossimo voglio vedere che lui le banane
la banana si prova a fare maturare perché rimangono piccine così, rimangono piccine come bocca e invece facciamo l'ultima parte che è l'anguria, quindi iscrivetevi a Super Green che è il mio canale di giardinaggio, grazie a tutti per l'aiuto, la partecipazione, il sostegno e ora godetevi questa sangriettina. Allora, le ultime parti, perché la frutta si mette soltanto nella parte finale, soprattutto perché l'anguria, perché la frutta deve rimanere croccante, poi in ogni caso quando la tagliamo la frutta, come potete notare, tende subito a rilasciare una parte di se stessa, quindi una parte di questi liquidi, e questi andranno a permettere alla sangria di essere quella qualcosa, sì, meravigliosa. Avete sentito il profumo quando l'abbiamo tirata fuori, travasata, che poi travasarla anche è importante perché si va a ossigenare. Bravissimo, si va a ossigenare soprattutto. Io dico basta, dai, ancora un pezzettino d'anguria. Sì, proprio. Facciamo due fragoline, ce le vuoi mettere sempre, buttacele dentro. Ci buttiamo sempre del giardino. Sempre del giardino. Sempre del giardino. Ragazzi, avete visto come si fa la sangria? Questa è la mia ricetta segreta. Della ricetta segreta, e adesso nella prova dell'assaggio ci sarà anche una bellissima sorpresa, ci sarà una persona, due persone, tre persone, cinque, siamo in 18. Vabbè, facciamo così, mettiamo il treppiedi e poi facciamo la chiusura. Fondamentalmente avete capito che qua adesso è festa. È festa, adesso ce lo siamo sbranato e adesso mi consenta, come direbbe il buon Silvio. Povero Silvio, l'hai visto che fatto di magriola? Ho sentito patata? No, parlavamo di banana. Allora c'era Silvio. A dopo. Il ghiaccio si mette solo nella parte finale perché altrimenti si va ad annacquare, si va e a non ci si può ombriacare. E non ci si può ombriacare, o se no ne devi bere molta di più per imbriacare. E poi ti pisci addosso. Allora, dato che noi siamo qua in 28.000, lo mettiamo quasi tutto su. Lo mettiamo, dai. Mettiamocelo. Ok. Bello duro. Beh, immagina il ghiaccio. Pensa se fosse acqua. Acqua, acqua dura. Acqua dura. E adesso niente, facciamo la prova dell'assaggio. Andiamo a servire, mettiamo un pochino di questo vinello che è sangria. Wow, questa sangria spettacolare con roba extra strong dell'orto d'Andrea. Ma tutto nature. Ma che spettacolo meraviglioso. Ah, davvero. È qualche cosa di unico. Dacci una asciugata, se no fa le macchie, vai. Sì, facciamolo. Mettiamoci anche un bel po' di ghiaccio e via. Guarda, un'asciugatina sotto. Questo è il tuo, adesso questo è il mio per fare la chiusura del video, per l'assaggio. Perché i nostri amici poi diranno: ok, adesso ciao chef, ciao Simo. Andiamo a farcela anche noi. E poi... guarda, ci rimane dietro, mai dietro. Esatto, via, mai dietro, davanti, di lato, ma mai dietro. Ok, vai. Qua c'è il tuo cucchiaio. Qui c'è il mio. Qua c'è il mio. Adesso, però, io vorrei fare un saluto con tutti voi. E allora. Un attimo ancora. Brulla! Ai ai ai. Oh ragazzi, la sangria è pronta. Mancano 28 cucchiaini, però ci siamo, dai. Un attimino che ce l'abbiamo tutti quanti. Morale, per quello che... Toh, cucchiaino, uno. Gli altri non ci sono. C'è il cucchiaione. Vabbè, dai, il mestolo per me allora. Ah. Io mi piglio questo. Io tanto bevo tutto, mangio tutto così. Vabbè. Ok. Facciamo allora, signori, un cinci alla nostra e alla loro. E alla loro. Ciao a tutti. Grazie per la vostra attenzione. Oggi col Bocca ci siamo divertiti. La si è mangiato. Si è mangiato e mo si beve. E poi le ricette sono vere, come sempre, però insomma con simpatia. Ah, non abbiamo parlato di genuinità. Lei è? Katia. Lei è Katia. Gestisce il blog. Lei è Lucy. Lui è? Io sono il Bocca. Salute! Salute. Alla prossima video ricetta. Ciao! Ciao! Ciao. Ma come ve lo devo dire? Ma che ve lo dica fa? E ci si mangia anche la frutta perché è su. Buona! Ciao! Alla prossima! Alla prossima! Adesso il binocolo ma se